Amici, in questo video voglio darvi un aggiornamento sul tema abbigliamento e attrezzatura che utilizzo in montagna. Mi sentirete parlare di strati, quindi faccio una piccola precisazione per chi non lo sapesse. In montagna è consigliato vestirsi a strati e se ne identificano solitamente tre. Il primo è quello più interno, quello che sta a contatto con la pelle. Deve avere la capacità di saper traspirare, ovvero di portare verso l'esterno il nostro sudore, l'umidità, in modo tale da farci sentire asciutti. Ma questa comunque è una proprietà che anche gli altri strati devono avere. Il secondo strato, quello interno, intermedio, è quello che deve avere il compito di tenerci al caldo, quindi la qualità deve essere la termicità. Mentre il terzo strato, quello più esterno, è quello che ci deve proteggere dagli agenti atmosferici, quindi il vento, la pioggia, la neve, eccetera. Io è ormai qualche mese che sto provando una parte della nuova collezione autunno-inverno di Alpen Plus e quindi finalmente sono pronto a parlarvene. Faccio una premessa: non ci guadagno in alcun modo se doveste decidere di acquistare qualcosa dal loro sito, lo faccio solamente perché mi va di farlo. Comincio col farvi vedere i diversi secondi strati che mi hanno mandato, a incominciare da questa maglia termica che adesso magicamente indosso. È una maglia termica, traspirante, elasticizzata, pensata specialmente per il trekking e per la corsa, ma io direi che va benissimo anche per tutte quelle attività fatte all'aria aperta nel periodo invernale. La cosa che mi è piaciuta di più sono i bordi di polsini e della vita che sono particolarmente elasticizzati e questo impedisce all'aria fredda di entrare, così da garantire un maggior isolamento termico con l'esterno. All'interno è ricoperta di un leggero strato di micropile e quindi questa l'ha resa la maglia ideale da utilizzare fin qui nelle mie escursioni, specialmente nella fase di salita. Rimane comunque una maglia abbastanza leggera e quindi una volta arrivato in quota ho dovuto abbinarla con qualcos'altro, ma a questo ci arriveremo dopo. Il secondo strato che mi hanno mandato è questa felpa, che è stata costruita in modo tale da avere nella fascia alta un doppio rivestimento per essere ancora più termica, mentre nella parte inferiore essere un pochettino più elasticizzata in modo tale da favorire i movimenti. È stata pensata sempre per il trekking e la consigliano specialmente per le uscite di sci alpinismo, perché rimane abbastanza aderente al corpo, ideale per essere indossata magari sotto una giacca che funge da terzo strato. Ha delle zip laterali e anche questa all'interno è foderata di tessuto in micropile. Rimane chiaramente più pesante rispetto alla maglia che vi ho fatto vedere prima, ma anche questa sarebbe da indossare con un primo strato tecnico traspirante. L'ultimo secondo strato che mi hanno mandato è questa felpa che sto indossando. È sicuramente la più pesante delle tre che vi ho fatto vedere. Anche questa è foderata all'interno di micropile e quindi rimane termica, traspirante e leggermente isolante. Io l'ho trovata ottima da utilizzare fin qui nelle mie uscite in montagna ed è questo il capo d'abbigliamento che andavo ad abbinare alla maglia che vi ho fatto vedere all'inizio, che rimaneva più leggera. Io solitamente prediligo a indossare un solo capo d'abbigliamento per strato. In questo caso però ho voluto testarle per bene e ho visto che abbinate questi due secondi strati garantivano un grado di termicità e isolamento che andava bene per le temperature alle quali ho fatto le mie escursioni. Contate che adesso siamo agli inizi di dicembre. Da qui in avanti, quando l'inverno si farà più rigido, vorrò optare sicuramente per un capo d'abbigliamento ancora più termico. Ma pensando quindi alla stagione invernale che sta arrivando e quindi all'inverno rigido e freddo, mi hanno mandato questi fantastici pantaloni termici, antivento, idrorepellenti ed elasticizzati. Hanno delle utilissime zip idrorepellenti perché sono pensati appunto per stare a contatto con la neve e per non far bagnare il corpo. Una cosa che salta all'occhio sicuramente e che li differenzia da dei pantaloni da escursionismo classici sono queste zip che si trovano sulla caviglia, che si possono aprire per allargare il volume e riuscire ad andare a inglobare lo scarpone da sci alpinismo. Io di neve fin qui ne ho calpestata ancora poca, ma vi posso garantire che sono degli ottimi pantaloni. Li ho provati comunque a temperature intorno allo zero e sono stato ben al caldo, non c'è assolutamente bisogno di indossare una calzamaglia per stare più al caldo. Sono versatili e si possono indossare anche nelle giornate più calde perché hanno queste pratiche zip laterali che fungono da prese d'aria per evitare di sudarci all'interno. Come ultimo capo d'abbigliamento mi hanno mandato questa giacca che mi è piaciuta davvero un sacco, tanto che la sto indossando come giacca da tutti i giorni. Ha, secondo me, il giusto compromesso tra termicità, quindi protezione, ed elasticità, perché come vedete è foderata, mentre sulle maniche rimane in questo tessuto più elasticizzato. All'interno la cosa bella
e che è ricoperta di questo tessuto che io chiamo pelosetto. Questo tessuto lo troviamo anche nel cappuccio, è davvero fantastica. Le sue qualità sono quindi termicità, elasticità ed è pure idrorepellente. Per me questa è ideale da utilizzare nelle fasi di discesa dell'escursione o della sciata quando fa particolarmente freddo. Torno a indossare la felpa leggera altrimenti muoio di caldo. Questo è tutto per oggi, nel box informazioni qui sotto trovate il sito di Alpen Plus che se volete potete andare a dare un'occhiata, come dicevo all'inizio io non ci guadagno assolutamente nulla se poi decidete di acquistare qualcosa, la mia personalissima opinione è che questo è un marchio da tenere in considerazione specialmente per il rapporto qualità-prezzo perché io mi sono trovato molto bene, i capi si vede che sono di qualità, io chiaramente ne ho visti solo una parte, ne hanno molti altri, fatemi sapere voi se decidete di provare qualcosa come vi siete trovati. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le mie prossime avventure e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video sul canale.